Benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi ho scelto di riutilizzare per la seconda volta qui su YouTube la palette di Chiara Ferragni, visto che ve l'ho mostrata solo una volta e visto che l'ho utilizzata veramente poco, nonostante abbia un sacco di colori carini. Per chi se la fosse dimenticata, è lei. Sono uscite da qualche settimana, più o meno un mese, le palettine piccole di Chiara e altri prodotti nuovi che però alla fine non ho acquistato, ma voglio ritestare lei, ma soprattutto dove sono finite. Scusate, ok. Volevo fare un make-up fuori dalla mia comfort zone e utilizzare la sorpresa trovata nell'uovo di Pasqua di Chiara Ferragni, in questo caso questi strass qui, per fare un make-up più creativo del solito. Nel mio uovo ho trovato letteralmente dei tatuaggi, quindi la Baby Chiara col logo e qua sempre il logo in piccolo e la stellina, che volendo si potrebbero comunque applicare tipo per fare un make-up particolare sugli occhi, ma quello che mi ha colpito di più è questo tattoo in strass che possiamo benissimo usare per arricchire i nostri make-up, quindi diamogli uno scopo. Ovviamente, dato questi di color azzurro e dato che nella palette non ho mai utilizzato l'argento e l'azzurro, abbiamo già intuito di che colore sarà il look di oggi, anche se non ho idea di che forma dargli. Tra parentesi, in tutto ciò qui davanti pure il mio cellulare, perché oltre al video YouTube volevo girare un video per Instagram e TikTok sperando di essere vista da Chiara, e quindi se non mi seguite ancora su Instagram vi ricordo che questo è il mio nickname. Nickname, che boomer, madonna. Il mio profilo Instagram. Ok, mi sono portata comunque avanti, quindi ho già una base, diciamo, un po' sistematina. Direi che cominciamo ad applicare Super, che è praticamente un colore chiarissimo che servirà giusto per creare un po' la transizione. Lo applichiamo sulla piega palpebrale in modo da dare già più profondità allo sguardo. Questo colore non mi ricordavo che nel pen sembra molto più chiaro, in realtà scrive abbastanza. Oltre che con Super vado un po' anche con Be Better, in modo da rendere questa sfumatura un po' più rosata, ma non vado a stratificare più di così perché volevo proprio una cosa super lieve e diciamo che già non lo è più. Con un pennellino piatto di questo tipo vado direttamente con Bling Bling e lo applico nella parte interna fino a più o meno metà. Questo colore è veramente veramente bello. Adesso proverei ad applicare Sisterhood, che invece è un po' più azzurrino, praticamente nella parte rimanente della palpebra. Oh, bello questo colore, forse too much. Vado direttamente col polpastrello. Dai, sembra tipo un ombretto di quelle palette che hanno le nonne. Cioè, non perché sia brutto, ma nel senso uno di quei colori tipo che si usava troppo negli anni, non so, 60. Sta di fatto che per adesso è uno dei look più facili della storia, perché praticamente sto applicando tutto con le mani, sto sfumando i bordi con un pennello, cioè il pennello di poco fa scarico di prodotto, e via. So che non c'entra con la challenge, ma volevo applicare un po' del colorino pazzesco di Shane all'angolo interno, giusto per dare quel twist in più. Con un pennellino angolato ho prelevato un po' di Night Out e lo applico a mo' di eyeliner, giusto per ridare un attimo un po' di profondità all'occhio, già un po' più allungato, un po' più simpatico. E lo sfumo un pochino. Adesso il pezzo forte, anche se ancora non so come disporli. Ho staccato lo strass, gli ho messo la colla e adesso con il retro di un pennello provo a creare qualcosa di decente. Non so se concentrarmi sull'angolo interno o esterno. Facciamo l'angolo esterno, dai. Ovviamente non l'ho specificato, ma sto andando con la colla per ciglia finte. Tanto sappiamo già che la cosa più complicata in fin dei conti non sarà questa, bensì replicare la stessa cosa dall'altra parte. Dai, dopo che ci prendi la mano non è tanto difficile.
Alla fine, assolutamente, mettete direttamente la colla dove volete che vadano i brillantini e andate un po' a caso per farvi capire come sono venuti diversi. Ma penso che sia decisamente meglio il secondo. Cioè, che è sta cosa? Andiamo a rimediare. 2 hours later. Alla fine, questo è il risultato per adesso. Per finire, scurisco con un po' di nero l'eyeliner di poco fa, giusto un pizzico, mascara, ciuffetti, rossetto e sono da voi. Questo alla fine è il make-up finale. Devo dire che alla fine, secondo me, è tanto 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 figo. Faccio vedere da vicino. Tra l'altro avevo detto che avrei voluto mettere i ciuffetti di ciglia finte, ma alla fine non l'ho fatto. Devo dire che anche così, tanta tanta roba. Ci stava solo l'occhietto di Chiara Ferragni qui in basso. Perché non so se poi si toglie bene. Bella l'idea, ma magari un po' troppo anche l'adesivo di Chiara Ferragni. Quindi, questo è il look finito. Abbiamo utilizzato per la seconda volta nel canale la palette di Chiara, che devo dire è molto 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 carina. Proprio da collezione, dai, ammettiamolo. Il packaging non sarà il più di classe che io abbia mai visto, però comunque è molto graziosa. Spero tanto che questo video sia abbastanza divertente. È un po' così giocoso di intrattenimento, vi sia piaciuto? Se così fosse, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi tengo d'occhio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!